con il progetto T1 c'è il debutto come designer da parte del sottoscritto. Il progetto T1 ha una storia particolare, tra l'altro, perché è stato realizzato e presentato in occasione dell'inaugurazione della Tamburini Corse a novembre 2009. Consapevole del fatto che in CRC avevano appena ultimato la brutale 1090, quindi la seconda serie, e che l'avrebbero comunque presentata a EICMA 2009. Quindi ho avuto il coraggio e la presunzione di dire: io provo a fare qualcosa di diverso. Questa cosa l'ho fatta presente a mio padre, e racconto questo aneddoto perché è una cosa importante che per certi versi ha segnato un po' il percorso mio personale di lì innanzi. E mio padre, quando ha saputo questa cosa, mi ha semplicemente chiesto una cosa. Lui ha fatto una premessa, ricordo proprio come se fosse ieri, mi dice: guarda, tu Andrea, tutto quello che hai fatto nella tua vita l'hai fatto sempre ad altissimo livello, per cui sono sicuro che farai un lavoro impeccabile anche questa volta. Però è altrettanto vero che a livello di stile, tu non, se escludiamo tutte le volte che venivi da me a dirmi farei così, farei cosà, per questo, per quel progetto, tu è altrettanto vero che non hai mai fatto dello stile tuo personalmente. Per cui ti chiedo solo una cosa, adesso non uso esattamente le sue parole perché forse non è corretto, non è educato, però diciamo che mi ha chiesto di non rovinare, per usare un altro termine, il nome di famiglia. Io all'epoca gli feci una promessa e gli dissi: io adesso realizzo il prototipo sulla base di quello che è la mia visione, di quello che secondo me doveva essere la nuova brutale. E dopodiché te la farò vedere in anteprima, e qualora tu ritenessi che c'è il rischio di rovinare il nome di famiglia, io c'era l'impegno di non presentarla. E così è andata, con l'unica variante che sono arrivato un attimino lungo, come nostro solito in famiglia, per cui la moto è arrivata pronta, praticamente è venuta pronta il giorno prima dell'inaugurazione, e quindi lui l'ha avuto modo di visionarla il giorno prima dell'inaugurazione. Il problema è che io 20 giorni prima ho mandato via gli inviti anche alla stampa e quant'altro, per cui se me l'avesse bocciata sarebbe stato un problema il giorno successivo. Per cui quando l'ho invitato a vedere la moto, e lui l'ha analizzata in modo viscerale, ci ha girato intorno 10 minuti. Poi ce n'è stato altri 5 minuti seduto a una scrivania adiacente alla moto, senza proferire parola, senza lasciare trasparire nessun tipo di reazione anche a livello di espressione facciale. E poi mi viene incontro, e lì è stato l'apoteosi di quello che per me era importante sentirmi dire. Mi è venuto incontro e mi ha detto: Andrea, complimenti per l'incredibile lavoro svolto. Non solo hai invecchiato pesantemente la vecchia brutale, ma hai invecchiato ancora più pesantemente quella nuova. E lì c'è stata l'investitura ufficiale. Il progetto T01 nasce dall'esigenza di voler rivedere lo stile anche della brutale seconda serie, quindi la 1090 e le sue derivate, per cercare di dare una continuità estetica a quello che è stato il primo lavoro di stile con il progetto T1. Nasce anche dalla richiesta di tantissimi appassionati che, vedendo il lavoro di stile fatto sulla prima serie e non potendolo installare sulla seconda, mi ha chiesto a gran voce di poterci mettere le mani, e a mio avviso il risultato è per certi versi anche superiore al primo progetto, perché c'è stato modo di poter intervenire su delle parti a mio avviso non riuscite benissimo, e che con il restyling T1 invece hanno trovato il loro punto di forza. Perché se è vero che col primo restyling comunque la base di partenza era quella che secondo me era la naked più bella in assoluto ma realizzata nella storia, per cui andare a mettere le mani a una brutale prima serie, oggettivamente oggi col senno di poi dico forse è stato un po' da pazzi, no? Andare a mettere le mani sulla seconda serie per certi versi era più difficoltoso per le scelte che erano state adottate soprattutto nella zona posteriore, soprattutto nella zona fanale, ma era molto più facile poterla evolvere e migliorare perché c'erano maggiori margini di crescita e di miglioramento soprattutto rispetto all'equilibrio di insieme.
Per cui il progetto TD01 secondo me è un po' un aver evoluto secondo come secondo diciamo la sua naturale evoluzione il progetto T1, ovviamente declinato su volumi diversi e su meccaniche diverse. F43 Tributo è in assoluto il progetto più stimolante e per certi versi anche più impegnativo che ho avuto modo di sviluppare nell'arco del mio percorso professionale. Nasce come tributo in primis a mio padre, nasce come tributo ai 25 anni del progetto F4, di cui a mio avviso oggi ne rappresenta la degna erede, e soprattutto nasce con l'obiettivo e la finalità di lanciare il brand Massimo Tamburini. La F40 Tributo sarà la prima moto sportiva a brand Massimo Tamburini, dove nei 25 esemplari a celebrazione dei 25 anni del progetto F4 verranno apposte entrambe le firme su tutti i 25 esemplari di mio padre, perché comunque è papà della ciclistica e della parte stilistica del serbatoio dell'Airbox ed è sottoscritto papà di tutto il resto, e questo proprio per creare una sorta di ponte tra quello che è stata la storia di mio padre e quello che in questo momento è la mia di storia, sperando che poi negli anni possa continuare a avere un seguito con chi verrà dopo. E il progetto F43 rappresenta un lavoro di stile che ha però delle caratteristiche anche di carattere aerodinamico estremamente innovative e che presto andremo chiaramente a testare fisicamente in pista, e racchiude tutto quello che è stato un percorso di stile partito con il progetto T1 per poi seguire T01 e F43. È stato presentato in occasione della celebrazione dei 100 anni dell'aeronautica con una livrea speciale realizzata in un unico esemplare vendibile e il cui ricavato andrà poi devoluto all'AIRC, che è l'Associazione Italiana di Ricerca contro il Cancro, perché ho voluto associare la nascita del brand di mio padre, purtroppo che ci ha lasciato per un male di questo tipo, con quello che è la ricerca in ottica di maggiori speranze di poter risolvere quello che comunque è il male del secolo. Quindi associare il lancio del brand Massimo Tamburini con il mio ultimo progetto, con una collaborazione con l'aeronautica, essendo stato selezionato come espressione della migliore eccellenza italiana in ambito del design e quindi in rappresentanza del design italiano a livello proprio istituzionale, perché comunque detto poi anche da un estimatore nonché appassionato di aeronautica, è per certi versi un sogno avere avuto l'onore di poter realizzare una versione celebrativa per i primi 100 anni di storia dell'aeronautica, e il tutto associato al nome di mio padre, anche lui appassionato di aeronautica, e che ci ha portato appunto ad essere presenti lo scorso giugno a Pratica di Mare, anche la presenza del Presidente della Repubblica e delle istituzioni più importanti. Con il progetto F43 come tributo verranno poi realizzate, anzi stiamo realizzando le due moto che vedete dietro di me sono le prime in consegna, cinque versioni differenti, e che verranno realizzate in 5 esemplari ciascuna per un totale appunto di 25, e quindi dall'F43 Tributo verranno realizzate la versione Veltro, la versione Mamba, la versione Serie Oro, la versione Viper, che richiama la prima nata in MV Special Parts come colorazione, come abbinamento cromatico, e in ultimo ovviamente la versione Tamburini, che dovrebbe poi rispecchiare anche a livello di abbinamenti cromatici un po' quella che è la Tamburini storica, che
che è stata realizzata a suo tempo per volontà di Claudio e in onore di mio padre.